Good morning to His Holiness eh. and to all our audience oh. joining us today from various oh, oh, parts oh. of the world. Today, amidst this pandemic, it's rather an auspicious day for me and all our audience to have with us His Holiness, the 14th Dalai Lama, the Susanti è eh, giustamente riconosciuto come la manifestazione di Avalokiteshvara, il bodhisattva della compassione e il leader spirituale più elevato del, del buddismo tibetano. È un grande onore eh, averti qui con noi. Sua Santità, sei considerato figlio dell'India? Dici che sei figlio dell'India e hai lavorato e lavori per sviluppare, riavvi, riavvivare la saggezza antica indiana. Come possiamo combinare questa conoscenza antica indiana? Per prima cosa, voglio salutarvi. Namaste. Uh, I really, uh, uh, feel also very happy Penso, mi sento veramente uh, felice India, perché l'India uh, per uh, migliaia di of, anni Fimsa. ha coltivato il concetto di God. Aimsha. Il concetto di Karuna, per cui non violenza e compassione, in questa nazione, questi due concetti estremamente importanti furono sviluppati. E in seguito con questo si sviluppò tantissimo la filosofia so, so later, e la logica uh, great Indian, uh, e quei grandi pensatori e filosofi indiani hanno, way. hanno portato il messaggio so, di Ahmsha e di Karuna uh, today, con la logica, nel modo logico. Io rispetto certamente tutte le tradizioni perché sono completamente impegnato a promuovere l'armonia religiosa e anche l'armonia fra le varie persone, per cui rispetto tutte le tradizioni. Diverse tradizioni. Ma se ma attraverso l'investigazione logica e l'approccio logico, allora vedremo che questi concetti millenari indiani sono molto logici. Praticamente, quindi, oggigiorno, nel mondo moderno, a livello pratico, Aimsha e Karuna sono necessari. Se questi due, con violenza e compassione, rimangono vivi nel mondo, e più persone si indirizzano a questi, allora il nostro mondo sarà un mondo molto migliore, molto più pacifico. Also, you see, thing is e uh, la cosa importante per gli indiani anche so è anche la via secolare, uh, in, then, uh, not perché in generale i concetti follow. di Aimshekaruna hanno una relazione dharma. con il Dharma. Ma, ma non è che bisogna necessariamente credere in una religione o seguire una religione. Sia che credi in qualcosa o non credi in qualche cos'altro. Questa è una questione personale dell'individuo. Quello che abbiamo bisogno veramente in generale è l'etica secolare. Per cui queste due cose, Ahimsa, che è la non violenza, e Karuna, la compassione, Effettivamente, sono l'etica secolare e in, in questo modo Karuna e, e Ahimsa, eh, ecco che coinvolgono differenti religioni e filosofie. Per cui oggi io mi sento molto onorato di poter parlare con delle persone che appartengono a questa nazione. E, e noi, effettivamente, siamo gli studenti, seguiamo questi pensieri antichi indiani e io mi descrivo sempre, dico sempre che un. un We are see, we learn. Per migliaia di anni voi siete stati i nostri guru e noi siamo stati discepoli, abbiamo imparato dall'India. Il re tibetano del VII secolo si sposò con una, una principessa cinese. Firstly, Chinese introduce Chinese, or the emperor introduce Buddhism in Tibet. Eh, but uh, the Tibetan, uh, per cui il buddismo in Tibet, he married with Chinese, or princess, and also you see the. Che fu prima propagato in Tibet, nel modo in cui. Il re Sun Zengampo sposò la principessa cinese, e lei portò dalla Cina la statua del Zhou che è qui dietro, però Sun Zengampo, che era l'imperatore del VII secolo, è questo eh, era con si sposò uh, con la regina cinese too to learn too ma era troppo he, complicato per lui imparare Harris il cinese ling, per cui benché fosse sposato uh, con una principessa cinese own, uh, era determinato script, a sviluppare il, la Hoping propria lingua, Indian, la lingua tibetana Indian. scritta uh -huh. sulla base del, uh -huh. del uh -huh. linguaggio devanagri uh -huh. indiano. So then, century, per cui Tibet, quando uh, secolo uh, il buddismo fu introdotto in Tibet in, dal maestro tibetano uh -huh. indiano Shantarakshita del Nalanda. Quello era un secolo dopo, per cui, nell'VIII secolo, ancora l'allora imperatore decise che il buddismo doveva essere invitato, portato dall'India, non dalla Cina. E, e quell'imperatore che era Trisong invitò uno dei più grandi maestri del Nalanda, che era appunto Shantarakshita, era già anziano, ma lo invitò lo stesso. Shantarakshita arrivò in Tibet, consigliò al re dicendogli dal momento che hai la tua lingua scritta, devi tradurre from sanskrit or from pali Dal sanscrito oh. e dal pali so then, uh, you see, uh, the Tibet, quindi uh, in definitiva la tradizione buddista tibetana the, what's the, what's the, what's the, what's the, or tradizione o or like è la, la tradizione del Nalanda. E infatti come loro noi abbiamo usato molto estesamente l'approccio logico. Quindi la tradizione del Nalanda, anche Buddha stesso, chiarificò che tutti disse seguaci, ai miei seguaci, monaci le monache, e i saggi non devono, dovrebbero accettare i miei insegnamenti spinti dalla fede, ma a investigarli completamente, analizzarli. In questo modo lui ci ha mostrato che l'approccio logico-investigativo è importante. Quindi i maestri del Nalanda come Nagarjuna e anche Asanga, Dignag, Dharmakirti, Chandrakirti, Buddha Palita, tutti questi maestri del Nalanda una sorta di modo di pensare il loro modo di pensare è sempre stato quello di investigare anche le parole stesse del Buddha. Se investigando troviamo che non possono essere accettate perché sono prive di logica, abbiamo il diritto di rifiutare quel significato, così come fece Nagarjuna, d'altronde e eh, questo so, è qualcosa di molto positivo, so, so the, this, the of secular, some, quindi il concetto secolare, filosofiche cose o logiche cose, in un testo buddista, uh, si dovrebbero considerare i concetti piuttosto che di filosofici e altri contenuti nel buddismo devono essere considerati soggetti accade accademici e da studio e non da accettare perché sono stati insegnati da Buddha e questo è il concetto secolare indiano di considerare tutti questi soggetti come soggetti accademici e non religiosi la religione è qualcosa di personale, dell'individuo, ma questa conoscenza è una conoscenza per tutti. In particolare, nel mondo moderno, questa antica conoscenza indiana, che è basata su Karuna e Imsha, è indispensabile in questo mondo, il mondo stesso ne ha bisogno, per cui. Le varie religioni sono questioni personali, ma questi concetti sono importanti per tutta l'umanità. Per cui sono molto, molto contento di avere questi incontri con voi. E scherzando un pochettino, dicendo che per... Più di mille anni noi discepoli dei guru indiani siamo stati discepoli, però al giorno d'oggi il guru indiano ha negletto questa conoscenza, per cui coloro che erano tradizionalmente discepoli. Del, dei guru indiani devono agire come se fossero loro i guru ma il punto fondamentale è che in questo nel mondo odierno ci sono tanti problemi e molti di questi problemi essenzialmente sono la creazione degli esseri umani nessuno vuole i problemi perché continuiamo a creare problemi allora? La ragione è che il nostro modo di pensare non è saggio. Karuna. Non è in relazione a Himsha e Karuna. Perciò. Oggigiorno questi pensieri sviluppati da millenni in India, Karuna e Imsha, con compassione e non violenza, non solo devono essere mantenuti, ma devono essere rivisitati sulla base del modo secolare. Uh, Islam, Altre nazioni sono di tradizione cristiana, isla, islamica, ebrea, quelle sono religioni personali. Ma per quanto riguarda il concetto di non violenza e di compassione, è in comune per, a tutti gli esseri umani. Quindi io penso sempre che. L'India in questi tempi moderni è una delle due nazioni più popolate del mondo insieme alla Cina, in, ma in, in confronto in, quest, in India c'è molta più pace e tutte le tradizioni religiose del mondo vivono insieme in India. Per esempio, nelle nazioni buddiste, eh, scusate, musulmane, ci sono conflitti fra i musulmani sciiti e sunniti, ma qui in India non ho mai sentito che ci fossero delle, dei problemi fra i musulmani indiani sciiti e sunniti. Quando ho sentito che in, in, in altri posti c'erano dei problemi fra sciiti e sunniti, fui molto sorpreso. perciò la tradizione millenaria di Aimsha e Karuna indiana è veramente la base della società e della nazione felice. Quindi, adesso l'India so dovrebbe and, prestare uh, più so attenzione world, e mostrare and, al resto armoni, del mondo uh, l'armonia la, religiosa in, Ahimsa, in accordo and, uh, ai principi di Ahimsa e di Karuna. So brother, sisters, per cui mind, adesso i nostri uh, in, fratelli e sorelle indiane, see, show world. nei secoli passati, nel secolo passato oh, Mahatma Gandhi I ha mostrato a Himsha la non violenza and, al mondo, adesso noi and, and abbiamo seguito quel modo unito alla then, secola, compassione, carona okay? these, e forward, nel modo secolare che prende le varie visioni filosofiche come la filosofia indiana che ha spiegato che niente esiste oggettivamente, indipendentemente, è molto simile il modo di pensare alla, alla fisica quantistica. I fisici quantistici dicono che non c'è niente che esiste così come sembra essere, come appare, niente di, per quanto riguarda le cose materiali. Anche loro dicono che c'è un divario fra le apparenze e la realtà. Negative Questo emozioni, è molto importante anger, perché la maggior parte delle emozioni negative, come la rabbia, la gelosia, uh, troppo see, attaccamento, these, see, based on sono, si basano sulle so, apparenze. Uh, they, in order to reduce these negative, strong emotion, per cui per, per ridurre queste forti emozioni negative che si basano sulle apparenze bisogna pensare a livello più profondo di vedere vedendo come niente esiste così come appare e questo è esattamente ciò che insegna l'antica filosofia indiana il, lo scienziato nucleare che non è più con noi, Raja Ramana, mi disse una volta che la, la fisica quantistica è qualcosa di nuovo per l'Occidente, ma in questa nazione, in India, abbiamo questo concetto già da più di 2000 anni sviluppato, questo concetto di fisica quantistica, e recitò in quel momento dei passaggi del fondamento della saggezza di Nagarjuna, e per cui è proprio vero l'India a questi livelli profondi eh, per affrontare le emozioni distruttive in modo sottili, il, la questa conoscenza indiana è molto utile molto di beneficio e nello stesso tempo a livello secolare per cui dico sempre Parlo sempre dell'igiene dell e della salute fisica che è presente come istruzione molto sviluppata. Adesso abbiamo bisogno dell'igiene emotiva che appartiene esclusivamente, viene insegnata nella tradizione indiana. Altre religioni anche non parlano dell'igiene emotiva troppo, degli, degli stati mentali non c'è molta istruzione neanche nelle altre religioni a parte la tradizione indiana per quanto riguarda l'igiene emotiva per cui come ho detto prima adesso il mondo veramente deve affrontare delle crisi che hanno connesse con le emozioni, per cui in, in questa situazione l'India, che ha una tradizione millenaria, può aiutare a superare questi problemi strettamente sulla base di un'educazione secolare. Per cui uno dei miei impegni. È quello di ri, ri, riavvivare questa eh, conoscenza antica indiana di come affrontare il ancient Indian knowledge per cui sono totalmente impegnato a fare in modo che questo avvenga sulla base di una modalità secolare. Quindi adesso andiamo alle domande. Grazie, Su like Santità. Adesso c'è Shrijan Nayak. And My is, the... Buongiorno, Su Santità. La mia domanda è benché lo scopo dell'educazione è quello di avere conoscenza, come possiamo farlo senza cadere nella competizione. senza cadere nella competizione. Il senso della competizione effettivamente ha due aspetti, ce ne sono due tipi. Uno, che per promuovere la conoscenza fra la gente e gli studenti, uno prova a essere il migliore per essere un buon esempio per loro, quel tipo di competizione è positiva. Un altro tipo di, di competizione negativa invece è quella di voler essere i primi e nel fare questo, farlo creando dei problemi agli altri dietro le loro spalle, colpendoli le spalle, eccetera, quello è sbagliato, per cui ogni azione umana dipende moltissimo dalla motivazione. Dal momento che la motivazione compassionevole, sincera, unita, con, da una, unita a una prospettiva lungimirante, l'azione può sembrare negativa temporaneamente, ma grazie alla... Motivazione e alla lungimiranza della saggezza, quell'azione che ha un aspetto negativo può essere anche molto positiva. Per cui la competizione è necessaria, in particolare quando studiamo la no? filosofia. Logic, i soggetti filosof filosofici o logici per esempio anche io stesso quando dovevo fare gli esami finali io volevo, volevo volevo essere primo anche se, se gli altri provavano a. Per cui il punto è questo: con una motivazione sincera e uno scopo positivo, non c'è problema per quanto riguarda la competizione. L'esempio di Naga e Kirti questi maestri indiani che, il cui approccio era logico. So, eh, onestamente parlando sono approcci non semplici per cui noi dobbiamo imparare a essere intelligenti e utilizzare il pensiero del dibattito che è anche subdolo a volte. Anch'io lo faccio. So, uh so all this uh, okay. tutto questo dipende dalla Then motivazione, okay? Prossima the domanda. The next question is from somebody Institute of Technology Noida. Una My is, Un studente di IODA, la mia domanda è: qual è la relazione the other the other fra l'equilibrio fisico e quello mentale? Oh, la situazione mentale è molto chiara. La, la salute fisica e mentale hanno una connessione molto stretta. Eh, noi, quando, per quanto riguarda la salute fisica, quando gli elementi fisici non sono in armonia, allora ci si ammala. Ma il fisico... Per esempio la pressione, i problemi di pressione alta hanno una connessione con la mente. Se la mente è tranquilla, priva di ansia, o paura, allora le anche anche la pressione sanguigna, eccetera, sarà bassa. Per cui se a livello mentale siamo completamente tranquilli, questo avrà un, un grande effetto anche sulla salute fisica. Per esempio abbiamo molte malattie moderne a causa di troppa rabbia e troppa ansia. Uh, per cui adesso la salute mentale ha una relazione strettissima con la uh, uh, salute fisica. E a volte anche le malattie fisiche possono disturbare la nostra mente, ma nella maggior parte dei casi, quando la mente è tranquilla, automaticamente anche l'elemento del corpo, Diventa tranquillo. Ok? Per cui, come vi ho già detto, nella tradizione indiana, ha un modo logico. Che sostiene Karuna e Ainsha e questo è il modo migliore per avere una mente pacifica. E questo automaticamente avrà un impatto estremamente positivo per la salute fisica. Per esempio, ero un po'. Adesso sono, ho 87 anni e tutta la mia vita ho passato tantissime difficoltà. Quando ero in Tibet già cominciarono, avevo tantissimi problemi. Poi, quando siamo giunti in India come rifugiati, abbiamo avuto tanti problemi. E nel Tibet sono rimasti tanti problemi a causa della dell'invasione cinese e violenta il comunismo cinese noi siamo rimasti con determinazione anche sotto queste circostanze però il nostro modo di pensare anche verso questi cinesi fondamentalisti, li consideriamo and, and nostri fratelli e sorelle li consideriamo i nostri example, vicini di casa monk, per esempio un monaco tibetano che gulag, è stato fu imprigionato nel gulag cinese per 18 anni The, I think in early 80, 80 Nelle, found opportunity come to Uh, negli anni Ottanta ebbe l'opportunità di uh, venire qui, talk, uh, per cui arrivò e ci incontramo e uh, da un momento che lo conoscevo bene, him, bene him prima him del 59, so asked, conoscevo can, bene, per cui gli chiesi uh, kind of 18 years in ma che tipo di vita è stata? Me. 18 anni di prigionia, lui mi disse ogni tanto ha dovuto affrontare dei pericoli e io pensavo, sono stati pericoli alla vita e gli chiesi, ma che, che pericolo? E lui mi disse, il pericolo di perdere la compassione per i cinesi. Per cui, lui aveva considerato essenziale mantenere la compassione per il proprio nemico e perdere il, la compassione per, per lo, la, lo considerava molto pericoloso. Per cui il risultato fu che questa persona passò questi 18 anni in una situazione difficile in un modo molto pacifico. Anche Shantideva nei suoi scritti dice che il nemico è il miglior amico. Perché possiamo praticare la pazienza e tante altre cose estremamente positive quando dobbiamo affrontare dei problemi a causa del nemico? Per cui il nemico diventa il proprio migliore eh, insegnante. Uh, Bodhisattva Nel Bodhisattva Charyavatara Shantideva dice queste cose. In effetti, l'addestramento mentale, l'educazione del pensiero, distingue fra emozioni costruttive e distruttive. Le emozioni costruttive sono l'arma che va a distruggere le emozioni distruttive e il, il il fattore chiave dei problemi è l'egoismo e la sua forza contrastante, la forza che lo contrasta è l'altruismo, Karuna, per cui è l'antidoto all'egoismo. Inoltre, il pensiero sviluppato da millenni in India che riconosce che le cose non esistono, non hanno un'esistenza indipendente. In sanscrito, pratita sampada, che vuol dire l'interdipendenza, o il fatto che le cose esistono in dipendenza di molti fattori. Questi concetti sono molto di aiuto a ridurre l'indipendenza l'afferrarsi al fatto che le cose appaiono ed esistono indipendentemente. In realtà le cose non esistono indipendentemente, perfino il proprio punto di vista crea diverse realtà, per cui invece pensando nel modo opposto ecco che sorgono tutte le emozioni istruttive, attaccamento, odio eccetera, per cui queste due pratiche. Una dal, dal, dal punto di vista dell'upaya o del metodo, che è la caruna o la, la compassione, l'altra dal punto di vista della saggezza prajna, la comprensione che niente esiste indipendentemente, perché è tutto, la realtà è interdipendente, per cui questi, queste conoscenze, questa conoscenza antica, indiana è molto utile a mantenere la, propria, la nostra mente calma, anche nell'attraversare le circostanze difficili, la mente rimarrà calma, per cui, come vi ho detto brevemente, io stesso sono studente di questi grandi maestri indiani, pratico i loro insegnamenti, e la mia mente è tranquilla anche quando vengo a conoscenza di problemi e soppressioni in Tibet. In realtà in quei momenti faccio delle preghiere speciali proprio per i cinesi che fanno questi danni e questo yeah. è molto utile per mantenere pace I mentale no e con pression, co così that also some sort of a causa di questo anche il, il mio stato okay. fisico la mia eh, <ride> pressione my, sanguigna my, my è, my è ottima is. non prendo mai tranquillanti e la mia mente è sempre a posto e credo che il pensiero indiano, Aimsha e Karuna, questi due pensieri veramente mi fanno sì che la mia mente sia calma. E quello ha un effetto anche sulla mia condizione fisica. La prossima domanda. Questo viene da Gitesh Bodhi Raj. Namaste, is My is, Namaste santità, la mia domanda è come possiamo essere soddisfatti con ciò che abbiamo e senza pensare a quello che hanno gli altri? Oh. I think. Mm. The, the Credo che le low cose low materiali incluso oh, il, il tuo nome la tua fama sort of c'è troppo my, attaccamento my, a queste come la rest, mia la mia, la mia quello porta più problemi so is very per cui essere contenti that, è molto uh, importante allora So, sort of, uh, quando pratichi uh, il, la soddisfazione Allora. Certainly. Quando vedi. Uh, la ricchezza degli altri, uh, non avrai uh, desiderio. Uh, see, di possederla. Like Per cui tanto per cominciare è importante il fatto che per noi sapere quali sono i valori. I valori interni sono più principali, quelli materiali secondari. Se enfatizziamo troppo il valore materiale non, ci sarà, non saremo mai soddisfatti e vorremmo sempre avere di più e dal momento che hai troppo attaccamento per le cose materiali allora le cose degli altri diventano desiderabili ok prossima domanda per la prossima domanda abbiamo con noi Julia Riley da Rice University Julia Riley dal Texas, buongiorno, santità. Ho fatto delle classi di buddismo all'università e sto imparando anche sulla via di mezzo che ha cambiato molto il mio modo di pensare della vita. Ho problemi a consigliare la la eh, verità relativa e la verità assoluta e decidere attraverso quale lente devo prendere le mie decisioni nella vita ma hai detto che le due verità hai parlato no? la verità assoluta e quella convenzionale sì Uh, Effettivamente. nel uh, campo filosofico ci sono uh, sempre le distinzioni uh, delle due verità. ma then our daily, uh, that our daily ma life. Uh, Quotidianamente, per esempio, c'è una differenza fra, il modo in cui la fra la realtà e il modo in cui appare, per cui la realtà è la verità ultima, e le apparenze sono verità convenzionali. Anche in questo campo ci sono vari livelli che derivano, dipendono dalla più o meno profonda investigazione mentale. Per esempio, la tradizione indiana che parla dell'Atma, che è più o meno considerato la verità ultima. The, uh, usual sort of, uh, of self is per cui, uh, uh, Conventionality. Mentre Conventionality. Il, il modo normale yeah. di pensare il sé, Nobody il denied. corpo, eccetera, è verità uh, convenzionale. Okay. The, the life after life. Ma quando parliamo di vita dopo vita, see, we see, we can easily say, This is my body, this is my mind. Oppure, per esempio, quando diciamo, our... Questo è il mio corpo, la mia mente, dov'è l'io? Quella our... è, uh, questo è stato investigato da millenni: Dov'è l'io? tradition, uh, previous life, this life, next life. E dal momento so, che nelle tradizioni indiane body, si parla di vite passate e vite dead, future, no ed è il fatto che è ovvio che so, questo corpo atma, cessa di essere quando si muore, the, per cui il concetto some, Atman sort of of, uh, identity, diventa uh, un certo tipo di base per l'identità Io, dell'Io, del Sé. That we call più o meno indipendente no? dal corpo. Uh, uh, atman. Uh, Fra le tradizioni indiane e in particolare so, nella filosofia buddista, atman. viene ricercato. So, it it is is buddista is buddista allora dov'è questo, questo Atman? I buddisti atman, dico, credono nell'anatman, nel uh, ovvero sia -atman, uno Atman, uh, il sé, uh, e no, i no, buddhisti credono in nel in non sé. Anatma vuol dire non esiste un sé indipendente, un io indipendente, ma questo è il sé è designato nell'insieme di corpo e mente, in particolare della mente. E la mente. È composta dai cinque organi sensoriali, la sesta è la mente o chitta, che è la, la, coscienza la coscienza mentale. Tutte queste emozioni negative, positive, principalmente, sono principalmente in relazione alla sesta, chitta. Alla stessa la coscienza mentale, anche le emozioni. eye consciousness, consciousness, la coscienza, coscienza cos dell'occhio, dell'orecchio, dell'olfato. serving cause medium. O medium. o i sono serving the main mind. Sono, servono quello che è la sesta coscienza principale, la coscienza mentale. Per cui le coscienze sensoriali non designano, portano il messaggio del loro oggetto. Ciò che designa, che giudica, giudica è la sesta mente se questo è buono questo è cattivo per cui con attaccamento e avversione per cui oh, gelosia eccetera quando invece verso qualcosa di positivo attaccamento per cui per prima cosa i fenomeni appaiono, poi li afferriamo in quel modo e la, la sesta, la coscienza mentale, designa, questo è, decide questo è buono, questo è negativo, positivo e poi solgono, sorge l'afferrarsi eccetera. Per cui la, la, la coscienza mentale è colui che ha la decisione finale. Per cui parlando in un senso molto superficiale non dovremmo decidere che le cose, i fenomeni appaiono così come, che esistono così come appaiono. Come dicono anche i fisici quantistici, non soffermatevi sulle apparenze ma andate a livello profondo. E possiamo anche dire a questo punto parlare delle due verità, per cui la verità superficiale e la verità che ha un livello più profondo. Nel campo religioso, il buddismo, il buddismo ha la teoria dell'anatman, per cui del non sé.

Fanno sorgere le varie Città sistemi Città filosofici Città che differenziano il buddismo dalle altre religioni, ma anche nel nell'ambito del buddismo stesso ci sono quattro correnti filosofiche principali: Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra e Madhyamika. E nei Madhyamika ci sono due correnti principali: i Prasangika e gli Svatantrika Madhyamika. Eh, per cui quei grandi pensatori indiani, veramente sulla base di eh, aver analizzato la realtà a, a vari livelli, hanno generato vari pensieri, correnti filosofici basati sugli insegnamenti di Buddha, che inizialmente indicò quella realtà. Poi, dopo Nagarjuna, Sangha, hanno investigato a livello sottile per analizzare e vedere le differenze sottili e anche i maestri indiani erano piuttosto diretti, per esempio Chandra Kirti, la sua filosofia è la filosofia di Nagarjuna che niente esiste come appare e lui ha Menziona nel suo supplemento di Madhyamika nell'autocommentario, che si chiama Madhyamika Vattara, dice che il livello sottile del significato di Shunya, di Shunyata, della vacuità, anche coloro, anche coloro che erano grandi maestri. Eh, I filosofi buddisti come Vasubandhu, Dinaga eccetera, anche loro hanno abbandonato questa filosofia, abbandonato questa filosofia no, non sono riusciti a comprenderla pienamente. Per cui, quando leggo quei passaggi, Veramente mi sento molto orgoglioso e felice perché per me questa filosofia è molto scientifica, realistica, è molto vicina. Alla fisica quantistica, perciò, sempre penso di essere lo studente di Nagarjuna, uno studente di Nagarjuna, e Chandrakirti. Chandrakirti, oggi, Chandrakirti. Se, Kirti, se incontrassi Chandra Kirti oggi, credo che Chandrakirti Kirti mi, mi, mi accarezzerebbe il capo. In effetti, questo modo di pensare è la migliore arma per ridurre tutte le emozioni negative perché ultimamente sono basate sull'ignoranza che crede che le cose esistano così come appaiono. E questa è la base dell'afferrarsi. Per cui per poter ridurre questa va compreso come niente esiste come appare. Le cose sono mere designazioni mentali e niente esiste indipendentemente. Per cui anche io pratico giornalmente questa cosa. Fin dal primo momento in cui mi alzo, comincio a pensare, recito delle, delle strofe scritte da Chandrakirti. E combinato con Very unite Very con lo sviluppo dell'altruismo è molto utile stato per me. Okay. Story. Mm. Uh, Ci sono delle storie anche in is Tibet, you, uh, un, uh, un filosofo, it, thinking, un pensatore, stava investigando, pensando uh, dov'è Dio e alla fine non, non ha trovato niente. E nel momento in cui non ha trovato niente, ha afferrato i propri vestiti. E in quel momento, per, per, per trovare qualcosa. Per cui, questo è il modo di pensare della filosofia madhyamika, pratita Samupada, sorgere dipendente, è estremamente utile ed è l'antidoto più potente per eh, eliminare l'ignoranza. Per cui la mia pratica giornaliera è una... questa diventa una, una dei, delle parti più importanti della mia pratica e spero... Se fossero qui Nagarjuna e Chandrakirti, molto probabilmente penso che avrebbero molto affetto per me e mi incoraggerebbero a continuare eh, considerandomi studente intelligente, come consideravano un bravo studente di questa filosofia intell intelligente. Questa non è mera conoscenza, ma è un'arma un molto potente per ridurre le emozioni distruttive. Poi? La prossima domanda è da Kartik Lada, da Bombay. Buongiorno santità, la mia domanda è. In corrispondenza del Covid, del, del riscaldamento globale, disastri umani, la politica instabile e anche le innovazioni tecnologiche, l'esplorazione spaziale, gli. Eh, miglioramenti medici ma stiamo veramente progredendo come esseri no, umani o stiamo creando uh, più problemi? This, uh, illness, something, uh, something new. Allora questa pandemia uh, è una malattia nuova e io certamente non sono esperto So Anche se non sono un esperto I, I di queste cose, is, uh, ma credo che uh, the world, the, the whole Credo che il mondo see, e tutte le galassie, uh, l'universo, so so hanno un inizio, hanno una fine. E per cui le cose sono in costante mutamento. Adesso il riscaldamento globale che viene anche denunciato da tantissimi scienziati, il fatto che c'è il pericolo che con questo riscaldamento globale il Tibet diventi una zona desertica so Tibet, uh, you e probabilmente world... il problema è che tutti i grandi fiumi dell'Asia so vengono dal Tibet, uh, uh, a lot of snow. And high... per cui in Tibet c'è parecchia neve, l'altitudine è elevata, però nella mia stessa vita, quando ero piccolino, e anche i miei amici mi dicono che quando eravamo piccoli c'erano più neve sulle montagne e nell'arco nell della mia vita questa è diminuita tremendamente. Per cui questo è, è, ci sono anche dei. dei, dei ci sono anche dei processi naturali che contribuiscono a questo, per cui adesso noi dovremmo avere più interessarci di più all'ecologia. Anche, anche il segretario generale delle Nazioni Unite, che è una brava persona, mentre noi siamo occupati con la nostra vita, il riscaldamento globale ha ridotto il numero dei corsi d'acqua, le terre fertili sono diventate deserti per cui dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Uno dei miei impegni per quanto riguarda il Tibet è quello di promuovere la preservazione dell'ecologia e della cultura tibetana. Le cose politiche a me sono... Mi sono già ritirato dalla scena politica, abbiamo i nostri leader politici che sono eletti dal popolo e la mia responsabilità è quella di preservare la cultura tibetana, la conoscenza tibetana che in definitiva viene dall'India. Per cui. Il, noi abbiamo mantenuto la tradizione del pensiero degli antichi maestri indiani del Nalanda e il tibetano è la lingua migliore per discutere e descrivere e spiegare queste visioni filosofiche profonde e sottili. Per cui il mio impegno è quello di preservare questa cultura e anche l'ecologia del Tibet. 이야기 침 세네기 다든 버티기 이야기 침 버리베 양치 파마 동에 다 강에 파마 수에 직 매버스 직 지세 I think a material development e lo sviluppo tecnologico scientifico materiale I think we should say these are useful credo che queste cose in generale siano Utili, ma senza andare a portarli all'estremo. A, a volte, gli esperti pensano solamente nei, nei, nei contesti dei loro campi, senza pensare agli effetti secondari di quello che fanno. Per quello invece dovremmo avere più un approccio olistico anche nello sviluppo tecnologico e scientifico. Per esempio, il, il, la, i fisici nucleari, per esempio, che hanno, sono esperti nel loro campo, ma se pensano solo in, quel, in quella direzione, quello porterà a tante paure. in different fields, we should keep more holistic our nostro modo not di pensare nei vari campi dovrebbe essere più olistico non okay. uh, selettivo now next prossima domanda the next question is from Garima Bhargava from ICAI India da Garima Bhargava in India Buongiorno Santità, la mia domanda è come possiamo contrastare i pensieri di mancanza di successo o con le situazioni che procurano panico senza essere impauriti. Oh.

L'educazione, l'istruzione che, che sia inclusiva della conoscenza del mondo interiore, della nostra mente, delle nostre emozioni. La, la psicologia buddista della tradizione del Nalanda che riguarda la mente, tutte queste emozioni diverse. E ciascuna, come ciascuna And di queste emozioni, ha le sue cause, quali sono i loro antidoti. Tutte queste spiegazioni molto dettagliate in so accordo alla psicologia uh, buddista. Oh. Oh, with Ci sono them. paure necessarie che hanno una ragione di essere, meantime, see, ma nello stesso uh, tempo, many cases just in molti casi, è solamente un'esagerazione. Che facciamo? Che porta a delle paure inutili, come dicono, come diciamo nel buddismo, bisogna pensare alla cosa negativa e all'antidoto di questa cosa negativa. La paura viene, viene dalla rabbia e porta a uccidere. La forza contraria?

per esempio nel Bodhisattva Charyavatara che è di un maestro indiano, Shanti Deva, è, è, è tradotto in hindi, in inglese. Da quando sono arrivato in India, prima di arrivare in India ero a Lhasa. Erano molto rari in Tibet gli insegnamenti del Bodhisattva Sharevattara, ma dopo che sono arrivato in India li ho ricevuti, ho ricevuto la trasmissione orale. Il sesto capitolo, che è il capitolo che parla di come si sviluppa la pazienza, come sviluppare la pazienza e mostra quali sono le qualità della pazienza e gli svantaggi e come l'intolleranza è dannosa. Questa è una presentazione meravigliosa. E poi l'ottavo capitolo invece parla del, delle qualità del, dell'altruismo e degli aspetti negativi. Dell'egoismo, che è il fattore chiave dei problemi. Per cui, problems, quando affrontiamo dei thing. problemi, uh, dobbiamo pensare overcome, uh, che se c'è un modo per superare quel problema e quella paura, Even, oppure non c'è. Uh, se c'è una possibilità di superare questi. Se c'è una possibilità per superare queste situazioni negative nelle quali tu hai paura, non c'è bisogno di avere paura, sforzati per contrastarle. Se invece la situazione è... Imprescindibile, non c'è modo di superarla, anche avere troppa paura è completamente inutile. Molto semplice, no? Il libro di Shantideva dice questa cosa che io pratico sempre. Quando devo affrontare dei problemi analizzo. Questo problema si può superare o no? Si può superare invece di avere paura del problema? O essere demoralizzato sono determinato. Se invece le cose sono al di là del proprio controllo e non ci sono possibilità per superarle, allora non è completamente inutile preoccuparsi. Prossima. You, to ask the question next, I would like to invite Sean Evans from the University of Gloucestershire, England. Buongiorno Santità, la compassione è molto importante, ma qual è la linea che delimita questo? Spesso se incontro una situazione in cui posso aiutare qualcuno, ma aiutare questa persona eh, ostacola il mio progresso, il mio lavoro, cosa devo fare? Uh, we are per cui di base fondamentalmente noi siamo animali sociali, per cui fin dalla nascita la nostra vita dipende dalla compassione degli altri, tanto per cominciare quella della nostra madre. E i nostri familiari, i nostri vicini e infine tutto, tutto il mondo, il futuro dell'individuo dipende, dipende dalla società umana. Ecco perché aiutare gli altri e provare a ridurre i problemi degli altri è il modo migliore per preservare i propri interessi, per curare i propri interessi, perché tutta la nostra vita dipende dagli altri. Per cui Prende, pre, prendendoci cura degli altri indirettamente ci prendiamo cura di noi stessi mentre invece la rabbia e il pensiero io io crea, crea della negatività nei nostri vicini e alla fine siamo noi quelli che soffriamo per cui prendersi cura dei nostri vicini nel momento in cui se lo facciamo nel momento in cui avremo dei problemi saremo anche in grado di chiedere aiuto agli altri, per cui noi siamo animali sociali e la nostra vita individuale dipende interamente dalla, dalla, dalla gentilezza degli altri, per esempio l'economia globale, l'ecologia globale. Tutte queste dipendono dagli altri. Ecco perché in, sovente recentemente dico che abbiamo bisogno, necessario il senso di unità di 7 miliardi di esseri umani. Pensare che siamo parte di un gruppo di 7 miliardi di, di, di esseri umani per essere anche più felici nella nostra vita avere una vita felice dobbiamo metterci in relazione agli altri in un modo realistico e questo è il migliore. A volte penso e dico anche che il modo migliore di essere egoisti, di pensare a se stessi, è quello di curarsi degli altri, quello è il modo migliore, di, 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 questo è il modo migliore di ottenere le cose che vuoi, perché tutta la tua vita dipende dagli altri, anche gli animali, uccelli, eccetera che hanno un pensiero più limitato del nostro ma per il loro interesse per la loro sopravvivenza si prendono cura del, del gruppo Now domanda Questa è l'ultima domanda la mia domanda è, dal momento che il, il buddismo non crede nella presenza di un Dio soprannaturale, che cosa pensa sua santità dell'esistenza di Dio? Ho detto precedentemente che sono diverse religioni che hanno diverse filosofie. Anche Buddha stesso ha insegnato, insegnato cose diverse in accordo alle diverse persone, alle diverse capacità Buddha e predisposizioni. A volte Buddha ha oh. ah. insegnato a volte ha detto che, che il, gli aggregati sono come il fardello e chi porta questo fardello è il sé, quasi sembra, sembra indicare che c'è un sé che è Diverso completamente dagli aggregati, per cui Buddha disse questo, in accordo a delle presupposizioni mentali specifiche di qualcuno. In altri casi ha insegnato che il sé non esiste, non c'è l'io. Ha fatto ad, distinguendo le due verità. Are, so people, per cui ci sono sort of to some people, le persone sono diverse, hanno predisposizioni mentali diverse. Per, per alcune di queste persone, pensare a un Dio creatore è, è molto utile, è positivo. So e dico sempre per esempio, per esempio che il, la religione cristiana e alcuni indo credono in un Dio creatore ma non i Jain e nemmeno i buddhisti nel buddismo non c'è il concetto del Dio creatore o per esempio i musulmani pensano ad Allah anche loro è un Dio creatore, anche gli ebrei So therefore, you say that concert also very good. Okay. Questo concetto può essere molto positivo perché il, anche coloro che pensano in un Dio creatore pensano non in un Dio creatore rabbioso ma della natura dell'amore e della compassione e pensando di essere i figli di un tale padre pieno di amore anche, anche pensano noi dovremmo aiutarci reciprocamente perché siamo tutti i figli dello stesso padre, per cui pensando in questo modo è positivo, è molto utile. Se pensi che sia stato creato da un Dio, siamo tutti creati da un Dio pieno di amore, per cui siamo tutti i, i figli di, di questo tipo di padre, amorevole, compassionevole, questo è un modo potente di pensare. E per quanto riguarda il buddismo, il buddismo dice sei tu il tuo il padrone di te stesso, per cui questo può essere molto positivo e ti può anche portare a pensare per cui posso fare quello che voglio. Per cui questi i grandi pensatori filosofi del passato insegnano in accordo alle varie predisposizioni diverse degli, degli esseri, per alcuni il concetto di Dio creatore è molto utile. Einstein, Karuna, in times for Grazie per Santità, Now, like to di averci dato questa opportunità. Adesso passo la parola a Asha. Santità, siamo veramente onorati di aver avuto il privilegio di averti con noi. Sei stato molto ispirante. E, e ci hai fatto guardare dentro di, 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 sulla condizione umana e spirituale vorrei esprimere la mia grande gratitudine eh, rappresentando tutta la comunità eh, di Bombay e del mondo allora vorrei condividere una storia con voi Tutu. Tutu, tutu, tutu. Il, uh, Desmond Tutu, eh, che rispetto molto e lo amo molto, siamo molto amici, siamo, siamo rimasti molto vicini dal momento in cui ci siamo conosciuti, abbiamo una grande confidenza, a volte lui viene in Daramsala, stiamo insieme per un po' di giorni e da un momento che ci conosciamo bene e ci rispettiamo anche reciprocamente in una occasione proprio perché abbiamo questa confidenza scherzando lui mi ha detto lui è cristiano per cui ha detto io credo in Dio dice e per cui quando muoio vado in paradiso tu invece il Dalai Lama non credi in Dio per cui quando muori vai in un altro posto non vai in paradiso per cui praticamente mi stava dicendo lui, lui va in paradiso perché crede in Dio, il Dalai Lama invece non ha fede in un Dio creatore, per cui è un peccatore e andrà negli inferni. In un'occasione, in cui incontravo un gruppo di persone, raccontai questa storia alcuni mi hanno detto dovunque il Dalai Lama go, va anche se va all'inferno anche loro vogliono andare col Dalai Lama per cui rispetto la religione cristiana a lot of uh, Però, se eh, pensare che il mondo è creato da Dio, allora tutti i problemi che ci sono nel mondo, perché il, il Dio avrebbe dovuto creare un mondo pieno di, pa di paura, di problemi, di sofferenza? È un po' difficile. Per cui, il concetto indiano di karma, che, ovvero sia le proprie azioni, la cui responsabilità della sofferenza, eccetera, sorgono dalle proprie azioni, dal proprio karma negativo, questa teoria è, è ottima, a karma vuol dire azione, per cui azioni positive, negative dipendono dalle proprie azioni. Azioni positive, aiutare gli altri, servire gli altri, sono... Noi riceviamo il beneficio, se danneggiamo gli altri, se creiamo sofferenza negli altri, soffreremo. Quindi o accetti il, un Dio creatore, oppure non lo accetti, anche nella tradizione indiana, per esempio i Jain e i Buddhisti che non credono. Non accettano un Dio creatore, ma dicono che like tutto that. dipende dalle proprie azioni. So, per cui, grazie. Really, uh, now, so, with with ho avuto molto, tanto piacere a discutere so, con voi, miei amici Indian indiani. Io uh, sono ospite now, del governo indiano uh, da... It, it, Uh, no, no, years I live here, and then, per cui ho vissuto qua least, per tantissimi uh, anni uh, decade, e probabilmente decades, continuerò I mean, almeno per uno o due decenni yeah. in questa nazione. So, uh, uh, we, uh, we can have per cui potremmo continuare a avere altre opportunità di discutere. Sto seriamente pensando che appena questa malattia, pandemia, finisce, sono deciso ad andare De in Delhi, Bombay, Calcutta, Bangalore a incontrare. Gli studiosi e i centri di educazione e di istruzione, e di come sviluppare nella educazione moderna indiana, che è solo in relazione alle cose esterne, adesso, mentre invece quella antica indiana era per la mente, per cui come poter unire l'educazione moderna che è già ottima in, questo, in India con l'antica conoscenza indiana della mente e delle emozioni queste devono essere eh, combinate e insegnate a livello accademico secolare per cui sto seriamente pensando di avere delle discussioni più approfondite e dettagliate con educatori nelle varie università indiane, per cui alcuni di voi anche se avete l'opportunità di discutere eh, portate avanti la responsabilità della necessità di combinare in un modo secolare l'antica conoscenza della mente con l'educazione moderna e in questo modo credo che l'India possa veramente contribuire in un modo significativo al bene del mondo intero. Per cui vi ringrazio. Grazie, Su Santità, per le tue parole gentili. Grazie a tutti voi per essere stati un, un, un grande pubblico. Thank you.